Buonasera. Mais juste. Juste une question. C'est très compliqué, voire impossible, de parler d'un travail sur un film avant la projection. Mais est-ce que vous ne voulez pas que je revienne après la projection pour parler, à condition que vous restiez dans la salle, évidemment? Allora, buonasera. È molto difficile parlare di un film prima della proiezione di un film. Quindi ho una domanda per voi. Se voi restate per l'intera durata del film, vi andrebbe se lui torna, se lui tornasse dopo per parlare del film? Vous restez dans la salle. Hein. Et alors, restate in sala, eh? J'ai les noms de tout le monde. Hai i nomi di tutti. Prima di lasciare di nuovo la parola a Stéphane, se vuole dire qualsiasi cosa, qualsiasi cosa lui voglia dire. E c'è questa premiazione, insomma, noi diamo questo premio alla carriera, per noi è un grande onore, questo premio alla carriera per Paolo Pasolini, che ci consegna, che gli consegna il presidente di Immaginazione Tonino, che in genere è restio a salire alla ribalta, però oggi mi tocca. Non solo mi tocca, ma lo faccio con immenso piacere, perché Stéphane Brisset è un autore che noi gli autori gli scegliamo con convinzione, e Stéphane Brisset è un autore che ci ha toccato molto. Consiglio a tutti di rivedere per esempio un film che è stato visto poco ma che abbiamo apprezzato molto come soci di immaginazione, che è Quelqu'un de printemps. La domanda che ha ricevuto prima nella masterclass era di una nostra socia, non a caso. Ed è un film che chiedo a Michela di programmare nelle prossime visioni dello Zelidia Social Club. Lo so, abbiamo fatto la Cinodoro, però credo che ci sia spazio per una ulteriore visione. E quindi è con enorme piacere ed onore avere qui Stéphane e di premiarlo con il premio che ha il nome del fondatore del nostro festival. La motivazione, sarebbero tante, ma in realtà le riassumiamo male, ma le riassumiamo. Un cinema che ha sempre ben chiara la concretezza delle figure e dell'umanità che si portano dietro. Un'umanità che può trovare voce nella scrittura e nei dialoghi, ma soprattutto nell'inappellabilità con cui si viene chiamati all'azione, al gesto che rovescia e sovverte la retorica, sia essa una scelta intima che un'urgenza politica. A Stéphane Brisset il premio per Paolo Pasolini. Io volevo dire... sì, la traduzione lì. Volevo dire che queste belle parole scritte da Sergio sono un manifesto della Cinodoro. Grazie. Restate perché c'ha l'occhio lucido. Ma vuoi dire qualcosa? Non so se hanno qualcosa dell'occhio, non so. Oui, je vais vous dire quelques mots. D'abord, vous dire merci, ça me touche beaucoup, infiniment, de recevoir ce prix dans un festival qui a une très très belle histoire et qui a accueilli, pour ce même prix, des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et, prima di tutto, voglio ringraziarvi per avermi invitato a un festival per il quale, che ha premiato degli autori per i quali io ho tantissima stima. Je vais d'abord parler tout de suite de l'essentiel, en fait, il faut que les choses soient claires. C'est très important que je vous dise que je suis conscient, et les Français sont conscients,
qu'ils n'ont pu être champions du monde de football que parce que l'Italie n'a pas pu faire la Coupe du Monde. Allora, prima di tutto è importante che le cose siano chiare, quindi devo dirvi che sono cosciente del fatto che i francesi hanno vinto la Coppa del Mondo soltanto perché gli italiani non potevano partecipare. Ah, c'est une ruse française. È un po' la furbizia francese. Alors, je voulais vous remercier pour ce prix, Maria. Qui peut venir aussi, voilà. Et je vais vous dire, en fait, j'étais tout à l'heure, j'ai pris l'avion pour venir ici, et dans l'avion. Je lisais un livre sur le réchauffement climatique. Poche ore fa ho preso l'aereo per venire qui e sull'aereo leggevo un libro sul riscaldamento globale. Et puis l'auteur disait que ce qui était important et intéressant, c'était de se poser tous les jours les questions importantes, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre sa voiture? Est-ce que ce voyage en avion est vraiment très utile, et je trouvais que tout ce qu'il disait était très intelligent. Et l'autore poneva delle questioni, diceva che tutti i giorni tocca porsi, no, delle questioni come ma è davvero necessario prendere la macchina oggi? Ma è davvero utile prendere questo aereo? E io leggevo, no, le sue domande e pensavo che fossero davvero interessanti. Et en même temps, je ne me rendais pas compte que depuis le matin, j'avais pris pendant une heure le taxi pour aller à l'aéroport. J'allais faire 2h30 d'avion pour venir jusqu'ici, puis ensuite une heure de voiture pour rejoindre la ville. Et je me suis dit, il faut quand même beaucoup d'immodestie pour oser penser que ma petite personne mérite un bilan carbone aussi lourd pour venir récupérer un prix qui me touche, mais qui en fait vient juste flatter mon ego. E all'inizio non mi ero posto il problema del fatto che stamattina avessi preso un taxi, avessi fatto un'ora in taxi per arrivare all'aeroporto, poi 2 ore e mezza in aereo per arrivare fino a Napoli, poi un'ora in auto per arrivare fino a qui. E mi sono detto che bisogna essere davvero immodesti per venire fino a qui, per far sì che la mia modesta persona ritirasse un premio che mi rende, che mi emoziona molto. Et, non, je vais vous dire très précisément ce que je ressens. Voilà. Je vais raconter une histoire. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans, mon père m'emmenait à la campagne, on allait à la campagne en vélo pour aller voir ma grand-mère. Et il y avait 12 km à faire. Ora vi racconterò precisamente come mi sento. Quando ero piccolo, mio padre mi portava in campagna e mi faceva fare 12 km in bici per andare a trovare mia nonna. Et parfois, il y avait, sur certaines routes, il y avait, on avait le vent de face. Et moi, avec mes petites jambes, j'avais du mal à pédaler. J'avançais difficilement sur cette route. E in alcuni tratti avevo il vento che mi arrivava in faccia e avevo difficoltà a pedalare, no? Alors mon père, il se mettait à ma hauteur avec son vélo, il mettait sa main dans mon dos, comme ça, et il m'aidait à avancer contre le vent. Et ben, quand je reçois un prix comme celui-là, j'ai le sentiment, en fait, qu'il y a une main qui se met dans mon dos et qui m'aide à avancer. Parce que je dois vous dire que pour faire des films, on a souvent le vent de face. E quando avevo questa difficoltà, mio padre mi si metteva vicino e metteva una mano dietro la mia schiena e mi aiutava ad avanzare. E venire qui oggi è un po' come sentire quella mano di mio padre sulla schiena che mi aiuta ad avanzare, perché a volte ritirare un premio così mi dà quella sensazione, perché a volte vi dico che fare dei film ti fa sentire un po' quel vento in faccia.
Et je vais finir. Je voulais, vous savez qu'en France, en ce moment, il y a, vous avez certainement vu les images à la télévision, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans la rue avec des gilets jaunes. Et ce sont des gens en ce moment qui crient fort leur colère. Avrete visto, no, in TV delle immagini di persone in Francia in questo momento che stanno manifestando, i gilet gialli, che sono per strada e urlano la loro rabbia. Ils crient leur colère parce qu'il y a trop de taxes, que la vie est trop chère, qu'ils n'arrivent presque plus à nourrir leur famille. Et ils crient aussi ce sentiment de se sentir très méprisé par une classe politique argentée, riche et très condescendante. Et si sentono arrabbiati per le troppe tasse, per il prezzo della vita, per il fatto che non riescono più a mantenere la propria famiglia, ma soprattutto urlano la loro rabbia anche per il sentimento, per la sensazione di sentirsi disprezzati da una classe dirigente ricca e arrogante. Ces gens, je pense très profondément qu'ils ont le droit d'être en colère, mais ils ont même le devoir d'être en colère. Et si, grâce à mes films, j'arrive à éclairer et légitimer cette colère, la colère d'un monde d'où je viens, d'un monde des gens modestes, et bien à ce moment-là, j'aurai le sentiment, très sincèrement, de faire un métier utile. Et credo che queste persone abbiano il diritto di essere in collera e che abbiano anche il dovere di essere in collera. E se io col mio lavoro posso mostrare i sentimenti di queste persone, allora penso che il mio lavoro, cioè sono legittimato a fare questo lavoro e a mostrare i sentimenti delle persone del mondo da cui vengo. Grazie mille.